Cosa osserviamo guardando il mondo di oggi? Cosa percepiamo? Qual è la verità che emerge da tutto quello che succede? Perché sono tante cose e purtroppo non sono buone notizie, ma l'umanità non sta peggiorando, semplicemente deve ancora imparare a camminare e nel farlo inciampa ancora troppo spesso. Ma il modo in cui stiamo inciampando ora e il modo in cui voglio ringraziare chi sta protestando e chi si sta ribellando in questo momento, il modo in cui evolviamo non passa attraverso soltanto la protesta, ma anche perdendo probabilmente un cordone ombelicale di chi ci ha illuso di poter amministrare e governare dei processi e molto spesso l'ha fatto senza che ciò venisse deciso dalle persone e dal popolo. Questo perché ci sono tanti punti di cui oggi andiamo a guardare nel dettaglio solo alcuni, ma sono volenteroso di darvi il mio angolo di osservazione. E questi punti sono materie sociali, sono materie economiche, sono materie di sviluppo d'impresa. Ma oggi sono qui perché voglio farvi vedere come sia possibile fare ribaltare la situazione rispetto a ciò che ci manca e rispetto a ciò che desideriamo. Oggi facciamo una mossa di judo che ribalta un continente. E per farlo, perdonatemi se mi aiuterò anche con qualche appunto che ho scritto, ma voglio spiegarvi esattamente qual è la dimensione di cosa otteniamo cambiando modello di consumo e come può essere fatto, perlomeno all'interno del settore che in queste ore sta più dando adito a riflessioni importanti e che è connesso direttamente a tutte le priorità del genere umano che sentiamo obbligatorie. E queste priorità voglio anche un po' elencarle. Partiamo immediatamente con quello che è lo stato della cultura, dell'educazione, della forma mentale e della salubrità, della sanità e sia mentale che fisica che psicofisica delle persone. E questo è un punto. E poi c'è l'economia. L'economia fatta di micro e macroeconomia, fatta di come si sviluppano gli accordi, fatta di quali sono i moti che tendono a voler che cosa tendono a voler dimostrare questi moti e dove sono quelle cose che mancano all'economia di oggi. E questo è un altro punto e la risposta ve la do subito. È nelle metriche, è semplicemente nel fatto che non abbiamo ancora capito che esistono le dinamiche dominanti e che siamo obbligati ad assumere, anche per quanto riguarda l'economia, una funzione collaborativa maggiore cambiando la struttura delle organizzazioni. E questo è un punto imprescindibile, perché se non lo faremo, è logico che ci estingueremo perché siamo all'interno di un sistema di scambio dove è ancora ammissibile che l'80% del valore producibile sia sprecato. Ora, possiamo anche credere che ci sia il tipo col monocolo che sovrasta e governa il mondo, ma non è così. È molto più verosimile pensare che ci siano dei fronti di potere che ormai sono talmente interconnessi, ormai sono talmente disorganizzati, ormai sono talmente confusionari nel loro agire e nelle relazioni che hanno tessuto e negli obiettivi che perseguono, che nemmeno loro sanno più come poter sviluppare la loro funzione. E questo è normale, perché quando un sistema è da cambiare, è da cambiare. E oggi ti dico chi è la persona più importante che può fare questo grande cambiamento di sistema. Sei tu, sono io, sono tutte le persone che imparando cosa è possibile fare, creano una scelta, creano un precedente, creano una nuova affermazione. E
Non ho mai fatto discorsi politici. Non ho mai fatto discorsi politici perché purtroppo nella mia generazione c'è una logica disattesa, c'è una logica aspettativa mancata per quanto concerne la politica. È un po' come con la religione, ci siamo allontanati dalle strutture che hanno così tanto appassionato e illuso le generazioni precedenti per logica conseguenza. E però il senso intrinseco della parola politica è all'interno della comunità, è all'interno della società ed è ormai lasciata in mano semplicemente non più a strutture governative quanto a moti di persone che si coalizzano con obiettivi comuni. In questo senso, oggi dobbiamo superare quella che è una concezione ormai vecchia su come si produce l'innovazione. È indubbio che ci sia disallineamento tra le politiche dei diversi livelli di gestione dello sviluppo. E le nostre nazioni, regioni, l'Europa, a livello anche internazionale, mostrano degli obiettivi divergenti. Ti stavo facendo i punti. Non ultimo c'è l'inquinamento, dove anche qui tendiamo a voler dar voce esclusivamente a logiche corporative che sono molto, molto, estremamente dubbiose in termini di qualità del risultato che promettono. Bene, la bellezza di ciò che ci attende, credo, dopo 20 anni che mi dedico a ciò, sia raggiungibile unicamente attraverso appunto il cambio di un modello di consumo partendo da quello alimentare. Questo perché ci sono troppi ostacoli che, partendo da un'altra parte o non facendo questa mossa, non ho veramente idea di come possano essere superati, mentre invece con una singola mossa riusciamo ad avere esattamente ciò che sempre più persone all'interno della loro esperienza hanno capito essere fondamentale per quanto riguarda la salute e la qualità della vita e il senso stesso della vita, perché costruisce anche società sana, un'alimentazione sana, è interconnessa e ormai è così anche per chi ci governa. Le loro metriche ormai contemplano anche questo. Quello che non contemplano è semplicemente il fatto che gli interessi a breve e media scadenza devono smettere di essere così importanti e si deve tendere a voler generare profitto considerando misure di efficacia che sono per loro natura difficili da calcolare fino a ieri, ma anche legate a un senso intrinseco di etica all'interno dello sviluppo aziendale, all'interno del lavoro. Questo è un argomento che richiede troppo tempo, ne parleremo un'altra volta se sarà interessato. E non sono qui a fare il professore, non sono qui a fare l'insegnante o il maestrino. Questo perché ho voluto ciò che sto per dirti con tutto me stesso, pur non avendo nulla per partire a costruirlo. E ci sono state tante persone che mi hanno aiutato, ma all'interno dello sviluppo che c'è stato, gli eventi come l'alluvione, gli eventi come il Covid, hanno creato la necessità di coalizzarci ancora di più, perché i danni che la noncuranza che stiamo vivendo porta possono essere letali anche per la migliore delle idee. Di conseguenza, il mio appello parte parlandoti di che cos'è il just in time.
È just in time. Voglio leggertelo dal momento che la consapevolezza di ciò, quello che ti sto per leggere, l'ha scritto ChatGPT. Questo per farti capire che se prende la conoscenza che abbiamo già disponibile e la mette insieme, ne esce questo. È un approccio gestionale che mira a ottimizzare l'efficienza della produzione minimizzando gli sprechi e i costi di inventario. Questa filosofia è stata inizialmente sviluppata nel settore manifatturiero. Difatti è l'operazione che ha salvato la Fiat, se non erro, all'inizio dei primi anni 2000. Ma può essere applicata anche alle filiere agroalimentari. Se mi ricordo bene, è stato quando è uscito il Multijet. E hanno stravolto un'azienda che poi si è espansa globalmente. Nel contesto delle filiere agroalimentari, il JIT, il Just in Time, implica la pianificazione e l'esecuzione delle operazioni in modo tale da ricevere, trasformare e distribuire i prodotti agricoli e alimentari solo quando sono necessari, evitando di mantenere grandi scorte di magazzino. Alcuni dei benefici associati all'applicazione del Just in Time includono minimizzazione degli sprechi, miglioramento dell'efficienza produttiva, riduzione dei costi di magazzino, e qui ci devi mettere anche una quantità enorme di energia e quindi di inquinamento. Miglioramento della qualità, incentiva la produzione di lotti più piccoli e più frequenti, costruendo un controllo di qualità più stretto su ciascun lotto di prodotto. Ciò contribuisce a garantire che solo prodotti di alta qualità raggiungano i consumatori finali. Risposta rapida alle esigenze del mercato. Ti lascio tutto il documento in descrizione. Ora, ripeto, grazie a chi sta protestando, perché almeno non è morto, come tanti di noi stanno dimostrando di essere sempre più sviliti, essere sempre più affranti. E cosa facciamo in questi casi? Mettiamo la testa sotto la sabbia, aspettiamo che passi la bufera. Ma questa è una bufera che ha come scopo quella di farci tenere la testa sotto la sabbia mentre ci succhiano via la linfa vitale dal corpo. Il mio diniego, la mia ferma volontà è quella di lanciare l'appello di costruire il just in time delle filiere agroalimentari. Non serve niente se non quello che è aderire a ciò. La mia volontà era quella di far sì che questa fosse una no profit, ma c'è troppa confusione ancora e di conseguenza voglio considerare di trasformarla no profit non appena avremo almeno 10.000 famiglie che beneficiano di questo modello di consumo alimentare, perché magari, conto, avremo la forza di poter dimostrare che la legge dice chiaramente, esprime chiaramente che la differenza fondamentale di una no profit è quella che tutto il capitale venga utilizzato per soddisfare la propria missione, anche se è un'azienda commerciale. Ci sono un sacco di no profit commerciali, ma viene osteggiato questo processo. Questo lo dico soltanto perché non mi interessa arricchirmi, ma mi interessa assiduamente che questa rivoluzione abbia le risorse necessarie per essere compiuta, arrivando ad impattare proprio in ciò che il miglioramento dell'alimentazione produce, che è il futuro. Questo perché ci dà più accesso alle nostre facoltà fisiche e intellettive. E quest'anno, preoccupandoci della condizione dei terreni, ma anche soffrendo gli effetti del post-pandemia e il fatto che le famiglie sono tutte sempre più all'interno di questa mistificazione della loro percezione, per cui fanno scelte sempre più scadenti dal punto di vista economico, dal punto di vista alimentare, dal punto di vista del cibo che scegliamo, perché sta vincendo la logica della depressione. Ecco che qui voglio dimostrare con la presenza dal vivo, con gli eventi e raggiungendo quante più persone possibile, che ciò è un controsenso e che l'alternativa garantisce un risparmio davvero considerevole, soprattutto se nell'equazione
oltre a quello che spendiamo per mangiare, e con spendiamo intendo in tutti i campi, ci mettiamo dentro anche la nostra salute. Quest'anno, interrompendo il servizio dopo l'alluvione per 4-5 mesi e senza aiuti, ho anche perso le persone che mi hanno aiutato a raggiungerlo, e non è stata solo l'alluvione a causare ciò. È stato anche questo clima depressivo, di economia, di paura e di futuro osteggiato, che non ci dà modo nemmeno di scommettere su di noi stessi e su ciò che facciamo. Non voglio che finisca così, ed è il motivo per cui, nonostante mi sia ammalato dopo con aver chiuso l'azienda, ho deciso di riaprirla con le mie sole forze. Questo perché non ho vergogna se dico che ho perso tante persone a cui ho voluto bene e a cui voglio tuttora bene. E questa perdita so che è comune a tutti noi, perché è esattamente il dolore che ci dice cosa dobbiamo fare. E dobbiamo ritrovarci, dobbiamo svegliarci, dobbiamo compiere un gesto diverso. Io non volevo fare l'imprenditore, la mia aspirazione era quella di costruire una famiglia come ho sempre desiderato che fosse e come ho imparato a desiderare che sia. Ma ho trovato nell'impresa l'unica chiave di risposta per fornire i requisiti necessari a far sì che esista una scelta più ampia all'interno delle persone, e se ho trovato nella modernizzazione delle filiere agroalimentari una chiave di risposta, è perché voglio farti vedere che cosa succede quando siamo in migliaia di persone a beneficiare di un modello diverso di consumo, un modello nuovo che raggiunge appunto questi benefici che ti invito a guardare nel documento allegato. Quello che ti chiedo di fare, quindi, per essere chiaro, è quello di seguirci, è quello di provare questo modello, è quello di testarlo. Non ti costa più che andare al supermercato, ma in realtà ti regala tanto, tanto di più. E desidero che sempre più persone facciano parte di questa missione e si alleino per creare appunto questa visione che è imprescindibile, perché fa parte dell'evoluzione che dobbiamo compiere. Mi vedi serio perché non è facile essere qui oggi con anche questo recente disturbo che mi ha limitato particolarmente e mi sta limitando ancora. Ma so che non devo essere solo per aver voglia di superare anche questo ostacolo. E soprattutto so che ancora più di questo, indipendentemente da tutto, ciò che desidero è vedere l'affermazione dei principi che ci rendono umani e non delle semplici batterie, delle semplici risorse scarse da utilizzare e esprimere come demoni. Quindi è chiaro che questo discorso non può darti tutti i dettagli di quanto sia vero e logico quello che ti ho appena detto. Ma allora chiedi, perché userò ogni domanda per colmare le possibili obiezioni, i possibili dubbi all'interno di chiunque. E intanto grazie per il tuo interesse. Sento che non ci sono altre possibilità e il tempo per questo è ora. Quindi mi auguro che ciò arrivi a chi di dovere, e ti ringrazio.